Ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per portarvi i preferiti del periodo e lo chiamo periodo perché oggi è il 10 di agosto, ma questo video lo vedrete più avanti secondo me. E quindi non avevo un mese ben definito, ero un po' indecisa, quindi ho detto va bene, scriviamo periodo, diciamo preferiti del periodo estivo, ecco. È un sacco che non faccio questo video, questo tipo di video, e quindi mi sono presa con me le solite domandine. Come al solito, al primo posto per me ci sta la musica. Musica del periodo, ho la mia solita cartella sul telefono che si chiama così. Sono tantissime, quindi andrò molto rapida. Cin Cin di Alfa. Non lo so, in macchina alza il volume, che si alza anche l'umore, di pensieri c'è un fiume, un mare di parole. Delinquente di Anuel e Farruko. Dicen que soy un delincuente, por la gente es lo que habla. Por mi que hablen que comenten, porque a nadie me debo nada. Tantissimo China, non so come l'abbiano intesa. Loco Contigo di DJ Snake, Balvin e Tyga. Tu me tienes loco, loco contigo. Io tratto e tratto, però vedi anche io sì. Te sogné de nuevo di Ozuna. Estará mi pensamiento, aunque yo no quiera te pienso. Soy persona de ignorar sentimiento, pero tú eres la excepción. Basta, se no dovrei fare un video solo sulla musica. Come prodotti, in realtà sapete che io già non ho molta cura, diciamo, non faccio tutte queste cose, skin care eccetera, quindi già sono molto bad d'inverno, figuriamoci d'estate. Questi sono i prodotti dell'estate. Mascara, mi piace tantissimo questo che mi ha consigliato la Giulia, e si chiama Lashes of the Day, può essere Super Volume Mascara, insomma è di Essence, e questo qua fucsia. E questa crema di Estée Lauder che vi ho già sponsorizzato in altri due video almeno, me l'hanno appunto mandata loro, ed è una crema giornaliera e idratante allo stesso tempo con una protezione solare 15, sì. Profumo, allora questo mese in realtà ho un po' abbandonato il mio amato 1 Million, perché mi rendo conto che per quanto sia buonissimo è abbastanza pesante, cioè ho iniziato ad usare questo. Questa qui è L'Odyssée di Issey Miyak, è un nome molto strano, comunque niente, Issey Miyake, è un nome giapponese, cinese, non lo so. È proprio estiva, cioè sta tipo di... cioè di fiori. Capo d'abbigliamento. Allora, questa parte del video la dedico totalmente a Capshi, che è quell'azienda di costumi, perché mi hanno ricontattata, mi hanno rimandato altri costumi, e quindi vi metterò qua tutte le clip, insomma, dove li provo, e ora ve li faccio vedere man mano. Altri 5, e io ho scelto questo qui intero con le palme, e è molto molto bello, è molto molto scollato, però vi giuro, ve lo consiglio, vi lascio qua sotto tutti i link dei costumi e andate almeno a vedere, cioè il tessuto è proprio bello, resistente, forte, quando le lavate non si rovinano, mi piacciono da matti. Poi ho scelto questo qui che è un color tipo grigio scuro, grigio barra azzurro, non so come descriverlo, è a vita alta, leggermente alta, non troppo, e ha il pezzo sopra che è abbastanza particolare, perché come vedete è formato da questi due, non sono triangoli, sono tipo parallelepipedo, non lo so, è molto strano e mi piace un sacco. Ho scelto poi questo qui con i fiorellini, con le righe e i fiori. Mi aspettavo che la mutanda dietro fosse un po' meno larga, però in realtà devo dire che
si salva molto il fatto che sia a vita alta e quindi più lo tirate su più dà l'effetto diciamo di sgambatura, ecco. E il pezzo sopra è fatto in questo modo, con questo laccetto all'interno e niente. Dietro si chiude con una chiusura un po' strana, un po' scomoda, è tipo una specie di ferretto a mo' di reggiseno. Ultimi due, allora questo qui verde in realtà l'avevo visto sul sito e mi piaceva da matti il fatto che fosse in velluto, però mi dispiace ma mi ha veramente delusa, non mi piace, la mutanda è estremamente larga, sarete poi voi a metterla diciamo così in mezzo al gluteo a farla diventare un brasiliano, però è veramente troppo larga e non lo so, non mi è piaciuto questo, il colore non mi piace, non me lo vedo bene addosso, mi fa troppo scura, già io sono abbronzatissima, ci vogliono colori che staccano e non lo so, non so neanche perché l'ho ordinato, forse avevo visto una cosa diversa, non lo so, comunque è fatto così. Ultimo è un semplicissimo triangolino blu con la mutanda a righe. Questo è molto carino, è molto semplice e che dire, il materiale non delude mai di questa azienda. Io sapete che sono super sincera e ve l'ho già detto nello scorso video sui costumi. Sono proprio belli, hanno dei prezzi modici e niente, solito codice sconto YT Matilde, ve lo metto qua sotto. Il 10% di sconto su una spesa di almeno 70 dollari, credo, sì, che sono tipo tre costumi. E niente, vi lascio tutto qua sotto se vi interessa. La prossima domanda sarebbe l'app del mese. In realtà questo mese l'unica app che ho usato maggiormente è booking.com, Ryanair, perché ho prenotato un po' di viaggi che vedrete man mano. In realtà qualcuno l'ho già condiviso sui social, su Instagram, così, ma vabbè. Film, libri. Allora, questo qui è il libro. Si chiama La verità sul caso Harry Quebert. È un libro abbastanza grande. In realtà me lo sto godendo molto lentamente, nel senso che lo sto leggendo, sono arrivata qua. Parla di un uomo che viene accusato di aver ucciso una ragazza di 15 anni. È una sorta di giallo, un delitto, che deve essere appunto risolto dopo 30 anni. Perché questa storia, diciamo così, salta fuori 30 anni dopo che questa ragazza è morta. E è molto intrigante, molto bello, mi sta piacendo, no spoiler. Film del mese invece è un film che non so in realtà se consigliarvi, si chiama A un metro da te e parla di... è un po' una brutta copia di Colpa delle stelle, parla di due ragazzi malati che si innamorano e che non possono stare a contatto perché hanno la fibrosi cistica e quindi devono stare almeno a 2 metri di distanza l'uno dall'altro. Parere personale, è un film molto carino, però cioè, ho pianto tutto il tempo, avevo un gran mal di testa quando ho finito di vederlo, però insomma se vi dovesse interessare è carino. Cover del mese, in realtà è da quest'estate che ho preso questa cover nera molto classica in tinta col telefono. Scuola! Ma che meraviglia! Ho finito gli esami il 30 di luglio e è stato un anno molto travagliato, è finito abbastanza bene con questa bocciatura inaspettata e alla fine mi sono ripresa il 30, insomma. Ultimissime domande, accessori. Allora, accessori del mese sono 2 o 3, ma sono molto belli, sono molto felice di questi. I primi due sono delle fascette, questa e questa. Sono in fissa con le fascette già dall'anno scorso. Questa qui infatti l'ha presa a Matera e invece questa l'ho presa quest'anno a Cervia, al mercato di Cervia, e sono meravigliose, mi piacciono da matti. Nonostante sul riccio facciano un po' l'effetto bomba, però devo dire che, ecco, mi piacciono. Stanno molto meglio sul capello liscio, però va bene. Sempre al mercato di Cervia ho preso questa, che è meravigliosa, per non dire altro. Aspettate che... È una busta fatta a mano, artigianale insomma, con questi tappeti.
Beauty, che questa signora taglia e riutilizza per fare delle pochette meravigliose con tutti questi pompon, e niente, la utilizzo come pochette nella borsa o altrimenti al mare. Infatti la metto all'interno della borsa, che è un altro preferito di questo mese, è nuova, volevo una borsa a spalla enorme. L'ho presa al mercato di Bologna da un ragazzo che appunto vende borse in, insomma, in pelle, e niente, questi qua sono gli accessori che ho usato maggiormente. Ultime domande sarebbero la cosa più bella e la cosa più brutta del periodo in questo caso. Allora, la cosa più brutta è stato senz'altro lo stress degli esami. Boh ragazzi, che dire, comunque il periodo, cioè le mie vacanze sono appena iniziate da 10 giorni, perciò non posso tralasciare tutto quello che ho passato questi mesi. È stato un anno veramente brutto dal punto di vista universitario. Mi metto molti problemi, più di quanti ce ne siano, e quindi ne ho risentito tanto, perciò spero che l'anno prossimo sia differente. La cosa più bella, a questo punto la cosa più bella del periodo, è le vacanze. E ho iniziato ad andare al mare, in piscina, con amici, insomma, proprio felice. E mi sto godendo il mio relax qui a casa da sola. Quando voi vedrete questo video sarò in vacanza con i miei amici. E basta, detto ciò, i preferiti del periodo sono terminati. Dopo 20 minuti di video speriamo di riuscirlo a stringere un po'. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.